tutti. Oggi vi mostrerò il fucile Masar da TR nei panni di un simpatico fucile da cecchino. Quindi lo andremo a customizzare con alcuni accessori comprati a parte per farlo diventare un fucile di precisione, diciamo. Lo rendiamo figo. Allora, vi faccio vedere gli accessori che vi servono. La cosa fondamentale per renderlo un fucile da cecchino è l'ottica. Questa qui è la più semplice che ci sia, costa 30 euro e va che è una meraviglia. E uno. Poi, come secondo accessorio, c'è il bipiede, che è abbastanza importante perché dopo un po' il fucile diventa peso con tutti questi accessori qua e quindi vi è comodo appoggiarvi con questo bipiede. Anche questo qui è uno dei più semplici, si apre con questi due lancettini qua e eccolo qua, e due. Poi, cosa molto carina, un silenziatore, che questo qui, anche questo qui è piccolino e molto pratico, però è di una buona marca, la Smith MK. È molto fatto bene, è di metallo e anche con questo qui fa la sua bella figura e silenzia un pochino, si sente il suono più bello. E per fare un pochino i fighettini vi prendete un caricatore piccolo, questo qui è quello del mio M4 Stabi, che gli dà quel tocco molto interessante. E come ultima cosa, ma non è che sia molto utile, è una torcia che io di solito tengo installata su questo fucile perché metti che gioco notturno, io ce l'ho lì a portata di mano. E quindi procediamo ad assemblare i vari pezzi. Cominciamo con mettergli l'ottica, quindi apriamo i nostri vernetti e la montiamo circa questa altezza qua. Quindi cercate di mantenerla ad una distanza da qua, in modo che sia pari con la fine del fucile, perché sennò dopo se la mettete troppo indietro vi non riuscite a mettere a fuoco bene l'immagine. Ora mettiamo il bipiede, andiamo a girare sempre il nostro vernetto e lo mettiamo il più avanti possibile, perché più avanti è, più vi garantisce un appoggio abbastanza stabile. E avvitiamo anche questo. Qua, così. E quindi arriverà, diciamo, quasi pari alla canna. Poi il silenziatore, quindi andiamo a svitare la spegnifiamma. E ci mettiamo il nostro bel silenziatore. Qua. Così, poi la torcia, che vi ripeto è superflua, però io ce la metto lo stesso perché mi può venire utile quando gioco di notte. Ok. Come vedete il fucile prende forma, però se voi ci mettete anche questo spacca da porco. Quindi togliete il vostro caricatore originale e ci andate a mettere il vostro caricatorino piccolino, ed è molto più figo qui. Ultima cosa importante è quella di allungare il calcio e alzare il poggiaguancia, così avete un bel fucilotto bello lungo. Quindi abbiamo finito di montare gli accessori e guardate che meraviglia che è saltata fuori. Avete un fucile bello teso, una linea fantastica, un design spettacolare. Io trovo che la TR così sia una figata. E bello saldo, non balla niente, tutti gli accessori che ho messo sono molto saldi. Quindi possiamo aprire il nostro bipiede e appoggiarlo tranquillamente.
quindi direi che ho finito anche oggi. Ah, vi dico che per realizzarlo un prezzo per riuscire a customizzarlo così, diciamo che ottica 30 euro, torcia 20 euro, e silenziatore 20 euro e di piede anche diciamo sui 20 euro. Quindi diciamo che con 80 euro, diciamo giù di lì, riuscite a customizzarlo in questa maniera qua. Poi diciamo che sono tutti pezzi che avevo già sparsi tra altri fucili e cose varie, quindi non ho dovuto comprarli in più. Tutto qua. Ragazzi, io vi saluto, commentate, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!